Passiamo ora al filtro frontale. Si apre questo sportellino. In certi casi non è necessario porre sotto al filtro un asciugamano. Se non avete la pompetta per scaricare l'acqua, basta mettere un panno sotto al filtro. Vi servirà anche una piccola bacinella. Prima di eseguire la manutenzione della lavatrice è importante staccare la spina dell'elettrodomestico e poi si può procedere alla manutenzione. Se avete la mia stessa lavatrice del marchio LG, dovete togliere il tubicino, poi tirare. In corrispondenza della bacinella dovete svitare questa vite di plastica e riversare il liquido qui dentro. Ecco, ne esce poco. Andiamo a svitare, una volta scaricata l'acqua, in senso antiorario il tappo del filtro. Potrebbe uscire altra acqua, come già vi stavo dicendo, ecco perché ho inserito un panno. Rimuoviamo tutti i residui di sporco all'interno del filtro utilizzando dell'acqua. Se ciò non basta, prendete lo spazzolino e rimuoviamo così lo sporco. Prendiamo un panno e asciughiamo il filtro. Inserite il tappo del tubicino, avvitate. Riposizionate il tubo facendolo entrare all'interno. Asciugate per bene anche l'interno del filtro. Inseriamo il filtro e avvitate in senso orario. Chiudiamo lo sportellino e abbiamo fatto.